Giovedì 19 gennaio, bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradio ascoltatori. Siete su Liberi Dentro e Uradio TV, la nostra trasmissione quotidiana che fa da ponte tra carcere e città. Alessandro Masella, conduzione, qui con me oggi. Ciao Alessandro. Ciao Caterina. Bene, oggi parliamo di solidarietà in carcere perché è ripartita la colletta dei detenuti anche per l'anno in corso. Quindi vado a leggere la notizia firma di Paolo Foschini sul Corriere della Sera: Milano generosità oltre le sbarre per il banco alimentare. E, da Padova quindi a Catania la colletta alimentare, che è la raccolta dei detenuti per le persone più disagiate, più in bisogno, ecco, ha superato perfino la raccolta straordinaria del 2019. E come mai questa è una notizia, vi chiederete? Lo è perché anche il direttore del carcere San Vittore di Milano, Giacinto Siciliano, aveva dei dubbi che con la crisi economica attuale si sarebbe riusciti a tirar su qualche cosa di sostanzioso anche quest'anno. Del resto proprio lui ammette che anche per i detenuti con la crisi in corso c'è sempre più persone che fanno fatica a fare la spesa perché non hanno niente. Quando invece ha visto i detenuti raccogliere materiali su materiali e scorte su scorte, ecco lì è scaturita la speranza, che dà anche molta soddisfazione per la raccolta di quest'anno. E lui ammette: è sempre così, i più poveri, chi non ha niente, è sempre chi dà di più. Perché è vero, è un fatto, la colletta alimentare prenatalizia nelle carceri non ha mai deluso le aspettative e anzi ogni anno si fa sempre più intensa. Capisco, immagino che poi alla colletta alimentare i detenuti vi partecipano tramite il sistema del sopravvitto, grazie al quale possono destinare una parte della loro spesa settimanale a una spesa collettiva. È un grosso regalo da parte loro. Proprio così, Alessandro, si tratta di un regalo enorme per i detenuti che naturalmente, essendo in carcere, non percepiscono uno stipendio se non in base ai lavoretti che possono svolgere, chi è più fortunato che può fare presso l'amministrazione penitenziaria o fuori. Sono ormai del resto 10 anni che viene organizzata la giornata nazionale della colletta alimentare proprio nel mese di dicembre per le scorte dell'anno successivo. Viene proposta alle persone detenute attraverso i volontari dei diversi istituti dal nord al sud Italia, e vi collaborano anche diverse associazioni di volontariato, come per esempio Incontro e Presenza, che è un'associazione di volontariato di San Vittore, presso cui c'è la volontaria Paola Moretti, che ha dato anche un'intervista all'articolo che vi sto leggendo, e anche Guido Boldrin, che fa la stessa cosa di supporto al banco alimentare presso il carcere di Opera. Entrambi i volontari sottolineano una premessa iniziale, che per fare questo lavoro di raccolta non basta soltanto la generosità dei detenuti, ma serve tutto l'aiuto e tutta la collaborazione della macchina penitenziaria, quindi dal dirigente penitenziario agli agenti, ai volontari, ai cappellani e ai referenti dei detenuti. Ma quest'anno non solo la colletta è stata copiosa, ma notevole per un dettaglio particolare. Le altre volte le persone detenute donavano quel surplus, ecco, per così dire, che avevano già in cella. Questa volta invece molti di loro hanno fatto la spesa apposta per darla al banco alimentare, proprio perché sanno che fuori si fa più fatica a vivere. Bellissimo. È una mia curiosità, Caterina. Tutto questo tradotto in chili, che cosa ha comportato ai più bisognosi? Guarda, ti do i numeri perché sono significativi. Solo nel carcere storico di Milano San Vittore sono stati raccolti 244 kg di scorte alimentari. A Opera anche di più, perché è un carcere più grande. Ma come ha ammesso Guido Boldrin dell'associazione Incontro e Presenza, ecco, il gesto di donare fa bene proprio alle persone detenute. Molti di loro hanno ringraziato della possibilità di poter donare tramite il banco alimentare, perché nel gesto di donare, dice Boldrin, qualcuno ritrova la propria identità e dignità come persone. E poi racconta anche l'episodio di un ragazzo appena arrivato dal carcere minorile Beccaria, giunto al San Vittore, che ha donato tutto quello che aveva, ovvero dei fagioli secchi che aveva per il suo pranzo, e quindi ha dato tutto quello che aveva in quel momento.
Oltretutto, quest'anno per la prima volta c'è chi ha potuto fare tra i detenuti un passo in più, ovvero col permesso dell'amministrazione penitenziaria partecipare alla raccolta, partecipando al banco fuori dai supermercati per sensibilizzare le persone a dare del loro. Lo stesso è successo anche a Napoli, a Verona, quindi i detenuti in semilibertà hanno potuto fare anche una loro piccola parte. Secondo Fabio Romano, che è il presidente dell'Associazione dei Volontari Incontro e Presenza, stimoli che permettono di riscoprire e mostrare un'umanità viva e presente nonostante l'errore commesso dalle persone detenute e riscoprire anche che il carcere è un luogo dove la privazione della libertà non impedisce di essere uomini e donne. Mi fermo qui, ospite della settimana, a tra pochissimo. E rieccoci, passiamo di nuovo all'ospite della settimana. Già da martedì abbiamo con noi Gabriele Arosio, che è pastore battista del carcere di Bollate a Milano, è educatore e autore. Grazie Gabriele di essere qui con noi oggi. Buongiorno a tutti voi, radioascoltatrici e radioascoltatori. Ecco, riprendiamo quindi il nostro discorso. Stiamo approfondendo la vita di un detenuto particolare, un detenuto anomalo che ha vissuto quindi la prigionia nel primo secolo avanti Cristo. Stiamo parlando di Giovanni il Battista, ed è il primo di quattro figure che approfondiremo con te, Gabriele. Ecco, cosa sappiamo della vita di Giovanni? Che tipo di vita conduceva, sapendo che le sue origini erano origini particolari? Era figlio di un sacerdote, poi ha scelto, raccontavamo nella giornata di ieri, tutto un altro stile di vita, non ha scelto il sacerdozio, ma ha scelto di vivere libero, predicando l'arrivo di un messia per l'appunto. E cosa faceva? Ce lo racconti tu. Giovanni diviene profeta nel deserto e raduna intorno a sé dei discepoli. Vive in modo austero, esattamente sì, portando un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo, secondo il racconto evangelico, sono locuste e miele selvatico. Giovanni propone un battesimo di penitenza. Vuole che tutti prendano coscienza che occorre vivere nella giustizia, quindi che occorre cambiare vita, convertirsi. Sentite il racconto del Vangelo di Luca al capitolo 3. E la folla lo interrogava dicendo: allora che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche degli esattori delle tasse per essere battezzati e gli dissero: Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: Non riscuotete nulla di più di quello che vi ho ordinato. Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: E noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: Non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e contentatevi della vostra paga. È una predicazione che Giovanni Battista svolge con intransigenza, con determinazione, e che giunge agli orecchi del re di quei tempi, di quel posto, il re Erode Antipa. Giovanni viene arrestato e rinchiuso nella prigione della fortezza di Macheronte, secondo il racconto dei Vangeli, perché viene rimproverato duramente da Giovanni per la sua scelta di vivere con la moglie del proprio fratello. Giovanni diventa uno scomodo critico del potere. Ancora però non abbiamo detto la cosa più importante della predicazione di Giovanni nel deserto. Giovanni annuncia l'imminente nascita del Messia di Dio, quell'inviato annunciato per secoli dai profeti di Israele come un dono di Dio per la liberazione e la salvezza del suo popolo. Quindi torna un po', stando alle tue parole e anche a quella che è la vicenda di Giovanni, letta nelle fonti, i Vangeli per l'appunto, Giuseppe Flavio, ma anche il Corano stesso. Torna il tema di una carcerazione di tipo politico, una carcerazione che faceva comodo perché Giovanni stesso era un personaggio scomodo per l'organizzazione politica di quei tempi.
Come mai Giovanni si fa voce, appunto voce di uno che grida nel deserto, c'è cioè scritto, dell'arrivo di un Messia? Cerchiamo di fare un passo indietro nel tempo e raccontaci come viveva il popolo di Israele in quel periodo e come mai si aspettava, o almeno era favorevole a credere nella venuta di un nuovo Messia, di qualcuno che li avrebbe salvati. Ecco, sì, effettivamente il popolo di Israele, il popolo di Dio, il popolo della promessa, vive in questo momento della sua storia una stagione di profonda depressione. Qualche secolo prima dell'anno zero, ecco, qualche secolo prima ha perduto la sua libertà. Si sono succedute tutta una serie di sottomissioni a cui Israele ha dovuto stare, ecco, sottomissioni che hanno segnato appunto la perdita della libertà di questo popolo. In questo momento Israele, nel momento in cui nasce e vive Giovanni Battista, è sotto occupazione dell'impero romano, ha perso la sua indipendenza. E soprattutto poi c'è qualcosa di difficile, perché da tanti secoli nessun profeta lo ha più visitato. Giovanni è colui che sembra poter accendere per il popolo di Israele di nuovo il lume della speranza, di una svolta, che ci sia per Israele un ritorno alla grandezza che aveva conosciuto quando aveva ricevuto da Dio proprio il dono della libertà, liberato dalla schiavitù del popolo egiziano. Ecco, quell'epopea non si è più ripetuta per il popolo di Israele, quell'epopea è ancora viva nella sua memoria. Giovanni sembra colui che potrebbe annunciare un ritorno a quel momento importante. Sembra però, perché la sua incarcerazione, silenziando la sua voce, spegne ogni sogno. Beh, torniamo però alla vita da detenuto di Giovanni il Battista. Cosa sappiamo, a parte il luogo in cui era, cosa sappiamo delle sue condizioni da prigioniero? I Vangeli non ci forniscono nessun dettaglio di vita concreta sulla detenzione di Giovanni Battista, però ci raccontano una cosa molto importante, un dettaglio straordinario, cioè ci raccontano l'animo con cui Giovanni vive la sua detenzione. Il racconto del Vangelo dice che rinchiuso nella prigione della residenza reale di Erode, Giovanni viene visitato dai suoi discepoli e questi gli raccontano che cosa sta facendo Gesù di Nazaret. Gli raccontano dei suoi miracoli, gli raccontano delle sue parole. Giovanni ha conosciuto Gesù, conosciuto questo nuovo profeta, perché Gesù è venuto da lui nel deserto presso il fiume Giordano e anche Gesù ha ricevuto il suo battesimo. Quindi quando i discepoli raccontano a Giovanni che Gesù compie segni e miracoli, quando gli riferiscono le sue parole, ecco che Giovanni prende l'iniziativa, ecco che Giovanni riprende il filo della speranza. Perfetto, Gabriele, grazie. E la nostra chiacchierata si concluderà domani, quindi seguiteci anche domani. Grazie mille. Arrivederci, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, alla prossima puntata. Bene, ritorniamo con la nostra cronaca nazionale e internazionale questa volta, perché Alessandro ci porti in Iran, vero? Torniamo in Iran. Questa volta per altrettanto una notizia triste come quelle che vi avevamo dato nei giorni scorsi. Apre la rassegna il nostro Patrick Zaki. Leggiamo un suo tweet per capire di che cosa parleremo oggi. L'Università di Bologna ha ricevuto una notizia orribile. Mehdi Zareh Ashkazari, che aveva studiato farmacia all'Unibo, è appena morto dopo essere stato in coma 20 giorni. Aveva partecipato alle manifestazioni iraniane. L'Ateneo ora ha una nuova vittima della libertà di espressione. Ho utilizzato il tweet di Patrick Zaki per introdurvi a questo argomento, perché credo che lui sia la persona più adatta per parlarne, perché è stato vittima
lui è stato un'altra vittima della libertà di espressione. Fortunatamente lui è sopravvissuto ed è uscito finalmente dalle carceri egiziane. La stessa sorte però non è toccata a Mehdizare Ashkzari. Questo ragazzo, che era poco più di trentenne, aveva studiato, come dicevamo, farmacia a Bologna e qui a Bologna ha anche lavorato in una pizzeria. E molti intervistati si ricordano di essere andati a prendere la pizza da lui, molti universitari, molti studenti. 2 anni fa poi era tornato in Iran, poiché sua madre era malata e sfortunatamente poi è deceduta. Quando è rimasto in Iran si è unito alle manifestazioni dopo la morte di Mahsa Amini. E purtroppo è stato arrestato in queste proteste. È stato poi torturato e rilasciato dopo qualche giorno ed era in fin di vita. È stato rilasciato proprio perché il regime voleva evitare una morte all'interno delle sue carceri. Quindi è stato rilasciato ed è entrato in coma e dopo 20 giorni è morto. Purtroppo il 2023 si è aperto come si è chiuso il 2022. È una notizia terribile che tocca anche il nostro paese perché questo ragazzo ha studiato e ha lavorato in Italia, come raccontavi. E sono notizie che ci toccano effettivamente spesso solo quando persone vicine a noi sono toccate da eventi così gravi e così grandi. Ma cosa dice la comunità internazionale su quanto sta succedendo in questo momento? Sì, la comunità internazionale è sconvolta dalla situazione in Iran. Molte sono le parole che sono state spese in questi giorni. Partiamo dal segretario al ministro degli esteri Antonio Tajani, che esprime il suo totale dissenso e inimicizia verso lo Stato iraniano calato in quest'ottica di regime. Ma non solo, abbiamo anche le parole della vice sindaca Emily Clancy, che direttamente da Piazza del Nettuno ha mandato un appello di vicinanza e di solidarietà a tutti i ragazzi e le ragazze iraniane cimentati nelle manifestazioni e soprattutto ha lanciato un appello di solidarietà anche alla comunità iraniana che si trova a Bologna. Molto importante a mio avviso sono le parole, l'appello lanciato da Saviano che non solo esprime solidarietà, ma il giornalista Campano invita l'Italia a ritirare l'ambasciata dall'Iran, poiché lui dice la rivoluzione ci insegna che democrazia e diritti vengono prima di ogni politica. In ultimo, vorrei leggervi le parole del nostro presidente della Repubblica Mattarella, perché credo che meritino di essere riportate integralmente. Nel discorso di fine anno il presidente ci ha detto che la speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa soprattutto sulla forza della libertà, sulla volontà di affermare la civiltà dei diritti, qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini, ancora più forte nelle nuove generazioni. Lo testimoniano i giovani dell'Iran con il loro coraggio, lo testimoniano le donne afghane che lottano per la loro libertà, lo testimoniano quei ragazzi russi e quei ragazzi ucraini che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra. Quindi vale la pena raccogliere l'invito del presidente Mattarella e essere nel qui e ora delle persone libere e che si oppongono sempre ai regimi e alla guerra in generale. Grazie Alessandro per questo focus sull'Iran. Passiamo ora a un altro focus sulle carceri. Siamo con l'osservatorio di Antigone. Ogni giovedì c'è il loro servizio. Questa volta c'è un osservatorio sulla regione Piemonte a cura di Daniele Ronco, componente di Antigone per la regione Piemonte. Ascoltiamolo. In Piemonte sono presenti 13 istituti di pena per adulti e un istituto per minori. Nel complesso, se restiamo sugli adulti, parliamo di una popolazione detenuta di 4.125 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 3.998 posti, secondo i dati DAP più aggiornati di fine novembre 2022. Dunque, parliamo di un sovraffollamento complessivo del 103%, ma fortemente disomogeneo fra istituti, per cui abbiamo vari istituti sottoutilizzati e in alcuni un sovraffollamento che arriva a sfiorare il 150% ad Asti, ad esempio, oppure il 125% a Torino. La percentuale di stranieri è piuttosto alta, abbiamo picchi del 60% per esempio ad Alessandria Don Soria, o il 47% a Torino e a Biella.
Le donne si trovano principalmente negli istituti di Torino, dove sono 111, e a Vercelli, dove sono 35, mentre a Ivrea abbiamo l'unica sezione a livello regionale, destinata ad ospitare persone transessuali. Due istituti poi, Cuneo e Novara, hanno sezione riservata al 41 bis. Quali sono le situazioni al momento più critiche o comunque meritevoli di un livello di attenzione più alto? Innanzitutto, Torino, la casa di circondariale di Torino è l'istituto che presenta la maggiore complessità a livello regionale, intanto è l'unico istituto metropolitano e il più grande. Lo abbiamo visitato poche settimane fa, a fine novembre, quando i presenti erano 1403 su una capienza di 1118. La complessità dell'istituto deriva soprattutto dal fatto di ospitare una grande varietà di circuiti e di regimi, media alta sicurezza, varie sezioni a custodia attenuata, collaboratori di giustizia, l'articolazione per la salute mentale, una sezione femminile, un circuito molto ampio a riprovazione sociale. Un centro clinico, un ex articolo 32, insomma, un insieme di sezioni tra loro molto diverse per tipologia di persone detenute ospitate, per livelli di apertura e chiusura, per tipologie e intensità di attività trattamentali. Di recente la casa circondariale di Torino è finita sotto i riflettori per vari fatti, che come Antigone, ci stiamo impegnando a monitorare. Un primo aspetto riguarda il trattamento del disagio psichico. A Torino è presente l'unica sezione, a livello regionale di articolazione per la salute mentale, il Sestante, che è stato oggetto di, recentemente di chiusura e ristrutturazione, proprio in seguito ad una visita realizzata da Antigone circa un anno fa, durante la quale la situazione era apparsa estremamente drammatica, con persone, buttate a terra al buio, nell'indifferenza generale, che parlavano da sole con la faccia rivolta al muro, incapaci re di reggersi in piedi o di tenere gli occhi aperti per via dei troppi medicinali assunti. Antigone aveva pubblicato un resoconto che ha avuto ampia diffusione e risonanza e che ha contribuito indubbiamente a scatenare una forte indignazione pubblica, che ha portato da un lato l'amministrazione penitenziaria a chiudere la sezione e dall'altro lato la Procura di Torino ad aprire un'inchiesta. Al momento la sezione è ancora inutilizzata, sono stati fatti una serie di lavori, ma si è in attesa di arredi per riaprirla. E come Antigone, certamente continueremo a monitorare la situazione di questa articolazione per la salute mentale, così come avviene in tutta Italia, considerato soprattutto il rischio di impatto devastante che il carcere può avere sulle persone che vengono ospitate in queste sezioni, sui loro percorsi di. Un'altra questione che riguarda il carcere di Torino è il processo in corso per tortura e altri reati, in cui sono coinvolti 22 agenti di polizia penitenziaria, il comandante, l'ex direttore dell'istituto. I fatti risalgono a qualche anno fa e sono avvenuti nel padiglione C, all'interno di una sezione destinata a sex offenders, quindi una categoria di detenuti che dovrebbero essere collocati in una sezione di questo tipo per essere protetti da altri detenuti, ma che invece sono diventati vittime di angherie da parte di un gruppo di agenti in una sorta di giustizia sommaria. Il processo è in corso, comandante ed ex direttore hanno scelto il rito abbreviato e sono stati sottoposti ad interrogatorio, mentre il dibattimento per tutti gli altri imputati è fissato a partire da luglio 23. E Antigone in questo caso è parte civile e dunque parte attiva nel procedimento. Poi c'è la questione dei suicidi. Sono stati ben quattro nel corso del 2022 nel solo istituto torinese. In particolare ha avuto molta risonanza la vicenda drammatica di Teccagambe, un ragazzo proveniente dal Gambia, che si trovava in carcere da 48 ore per aver rubato delle cuffiette per il cellulare. Si trovava nella sezione Nuovi Giunti, cioè quella in cui vengono collocate le persone appena arrivate, in cui si dovrebbe restare per un periodo molto limitato, ma molte segnalazioni ci parlano invece di permanenze molto, molto lunghe. Un secondo caso, un secondo istituto che da anni come Antigone, attenzioniamo per alcuni aspetti molto critici, è Ivrea. Si
Si tratta di un istituto costruito negli anni Ottanta, dunque con tutti i problemi strutturali tipici delle carceri d'oro, che però si innestano in un carcere che potremmo definire come storicamente punitivo, cioè uno di quegli istituti in cui alla sofferenza insita nella carcerazione in sé si aggiungono tutta una serie di pene accessorie. Non scritte ovviamente, ma che sono fatte di violenze, sopraffazioni, botte, talvolta torture. A Ivrea sono tuttora in corso due procedimenti penali connessi a episodi di maltrattamenti e violenze a danno delle persone detenute a partire dal 2015, ma che si sono protratti fino al 2022 e quindi i maltrattamenti sarebbero continuati anche ad indagini in corso. E nell'ultimo procedimento aperto, la Procura Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati altre 48 persone fra appartenenti alla polizia penitenziaria, direttori che si sono succeduti alla guida di quel carcere, medici e per la prima volta in un'inchiesta per tortura anche funzionari giuridico-pedagogici. E anche in questo caso, ovviamente, Antigone è parte civile all'interno del procedimento. Poi c'è la situazione di Alba. Alba è una casa di lavoro, ma Sì. il punto critico è che c'è una totale assenza di spazi comuni di attività trattamentali, cioè pur trattandosi di una casa lavoro, di fatto non è presente alcuna opportunità lavorativa al di fuori dei consueti lavori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, che peraltro sono a rotazione per i vari tagli, eccetera. E si registrano poi gravi carenze sotto il profilo sanitario. Manca una copertura medica H24, lo psichiatra è presente soltanto 4 ore a settimana, nonostante la pressoché totalità dei presenti soffra di disturbi psichiatrici importanti. E dopo Daniele Ronco di Associazione Antigone, al momento dei saluti di fine puntata, scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com, scriveteci anche in via del Tuscolano 99 40 128 Bologna, a casa Don Giuseppe Nozzi, Liberi Dentro Eduradio. Vi ringraziamo, ringraziamo Enea Flacco al montaggio delle puntate, Diana Bota, Alessandro Masella, Paola Leotti e Antonella Cortese e ci rivediamo domani.